Allora, quando si parla, di certificazione di qualità, che cosa si intende? E per chi non, ne sia ancora a conoscenza, come si accede? Dunque, c'è abbastanza confusione sulla questione della certificazione ambientale. C'è un passaggio importante che la Commissione europea, l'Unione europea, ha promosso, ha studiato dal 2000, al 2003 per gli alberghi, al 2004 per i campeggi, ha promosso e ha organizzato uno schema di certificazione ambientale che si chiama Ecolabel. Ecolabel è quella margherita bianca che spesso troviamo anche sui prodotti di consumo. Per il turismo è stata applicata anche ai servizi, cioè ai servizi che danno ospitalità, che sia in struttura alberghiera fissa o in struttura all'aria aperta come nei campeggi. Allora, i criteri che devono essere seguiti è un set di criteri che devono, alcuni obbligatori, altri facoltativi, e l'importante è riuscire a raggiungere un determinato score, punteggio, che dà accesso alla certificazione ambientale. Chi la gestisce? La gestisce il Ministero dell'Ambiente, quindi non un ente privato, ma un ente istituzionale, così come in tutti gli altri paesi del mondo. A gestirlo è il Ministero dell'Ambiente di quel determinato paese. Questo quale vantaggio dà? L'obiettività, il fatto di sapere che non è una certificazione a scopo di lucro e il fatto di sapere che i criteri sono uguali in tutta Europa, cioè dalla Danimarca alla Sicilia. È stato un processo difficile definire i criteri che avessero una validità per tutti i paesi europei, ma questo dà al consumatore la certezza che quel determinato criterio ambientale sia misurato e sia inteso, capito e implementato nella stessa maniera. Questo vuol dire che è un grosso veicolo potenzialmente di comunicazione, perché ovviamente i turisti sono tali perché si muovono e quindi il criterio che è valido per un tedesco se lo porta dietro e lo ritrova anche in Sicilia e in Emilia-Romagna. Questa è la grossa forza dell'Ecolabel. La debolezza è che essendo come è stato anche detto oggi, essendo un marchio istituzionale, deve trovare negli imprenditori, nell'associazione categoria, ma io dico anche nei consulenti, i veri promotori, perché le istituzioni hanno la forza di implementarlo, nel senso di verificarlo, di dare criteri, ma la forza del marketing deve venire ovviamente dal mercato privato. L'accesso alla certificazione costa poco, ma l'impegno principale è nella formazione, cioè bisogna saper gestire determinati concetti legati al risparmio idrico, al risparmio energetico, alla formazione del personale, alla comunicazione al cliente. Per questo forse l'imprenditore ha bisogno di investire nella formazione. In questo senso, se a livello territoriale un'associazione categoria piuttosto che l'ente parco, se è un parco, piuttosto che un'associazione di comuni che ha una strategia turistica comune, ecco che allora ci possono nascere delle utilità e delle convenienze a promuovere dei momenti di formazione per più imprenditori che poi singolarmente avviano la propria candidatura al Ministero e se rispondente ai criteri, il Ministero gli concede il marchio. Il marchio è questa margheritina ed è un marchio che può spendere in tutti i suoi elementi di comunicazione e marketing. Cosa c'è di buono ancora di più nell'Ecolabel è che le strutture che sono certificate Ecolabel sono da un lato ancora poche e quindi diventano dei casi positivi. E come dire, i gestori stessi girano per promuoverlo perché ne hanno apprezzato la validità e al tempo stesso ha una potenziale diffusione e comprensione rispetto al mercato, che è il grande valore aggiunto dell'Ecolabel.